Buongiorno, benvenuto da McDonald's. Sono Polpetta, come posso esserle utile? It goes on and on and on. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi facciamo qualcosa di davvero davvero speciale, qualcosa che qualcuno di voi sicuramente ha sempre pensato di fare a casa, ma non l'ha mai fatto. Esatto, Polpetta, non l'ha mai fatto. Tata, se siamo bravi, non svegliamo ancora niente, però sarai soddisfatta di mamma e papà per una volta. Avrai due persone molto speciali. Dai, la valutazione tu, va bene. E ti parlano una cosa. Però ora seguiteci che dobbiamo andare a comprare degli oggetti che ci servono per fare tutto quello che dobbiamo fare. Siamo dentro a un supermercato. E ora dobbiamo dirigerci verso la zona alimentazione. E mostriamo tutto un po' alla volta. Il primo ingrediente che ci serve sono due hamburger di vitello. Chissà cosa sarà mai. Va bene, dici tu. Dai, andiamo a pagarli dopo questi. Il secondo ingrediente che ci serve sono le pagnottelle. State già indovinando cosa vogliamo fare? Allora, abbiamo l'hamburger, la pagnottella. Prossimo ingrediente. Abbiamo aperto l'hamburger però. Perfetto, terzo ingrediente. Formaggio color affuso, giallo, quello bellissimo. buono, quello che sembra di trovare sempre dal... non si può dire. Ah, è una parola magica. Ah, abbiamo perso un pezzo. Ultimo ingrediente misterioso è la senape. A me non piace poi, però... Neanche a me, però in questo ingrediente, in questo super panino... Oh, abbiamo già svelato... abbiamo comprato il pane. Amore, senape. hai perso il giocattolo. Mannaggia. L'ha perso anche il papà. Abbiamo preso tutto quello che ci serve, direi, Polpetta. Sì, abbiamo tutto. Perché due cose le abbiamo già a casa. Ok, allora andiamo a pagare e prepariamo tutto. Siamo arrivati a casa e siamo pronti a testare il nostro super esperimento. Se ci riusciamo, ragazzi, apriamo una catena e poi capirete sempre di cosa. Guardate, sono un po'... Qualcuno le ha fatte cadere. Però sono tanto grandi. Parte cucinandole. Allora, direi di partire con la piastra, che dobbiamo scaldare leggermente il pane. Allora, Aibau, grazie. Dobbiamo scaldare sia il pane che la bistecca per bene. Avevi detto che avessimo salto la concetta di Aurora. È vero, anche se... Guardate, ma come siamo carini, guarda! Allora, non c'è sempre da mangiare nella vita, mannaggia a te. Diventerà un'ottima... Chi scalda la piastra, Polpetta? Io accendo la piastra. Ok, ci sto. Ma... tu sai come si fanno? Perché io... Signorina, questo va chiuso. No, guardate che piange. No, Aurora, no. Guarda come inizia il pane. Che finta che sei. Guarda, si è che finta. L'abbiamo detto ancora prima. No, ma perché? Che attrice, guarda, neanche le lacrime. Finta. Fino all'altro giorno qua c'erano i pennarelli. E papà li ha nascosti. Guardate, tutto finito. Mannaggia, ma sei un'attrice. Guardatela, sei un'attrice. Vi svegliamo quello che dobbiamo fare, perché altrimenti diventa difficile. Dobbiamo fare il panino del McDonald's. Dobbiamo fare finta di essere lavoratori del McDonald's. Allora, il cappellino non ce l'abbiamo, però metteremo l'insegna fuori casa se ci riusciamo. Vendi i panini McDonald's a poco away. Prezzo, anche perché... poco prezzo, 2 euro di bistecca, dobbiamo riguadagnarci. Sai, è che poi dovrebbe essere, però costa 1,50 euro questo di panino. Quindi non so come si guadagna. Però vabbè, abbiamo tutto. L'unica cosa che non abbiamo è il cetriolo, però non ci interessa. In realtà non ti piace, quindi non lo metti. La mia domanda è, cucinano il pane? Qua non sono già tutti gli ingredienti, vero? Così anche gli ingredienti si cucinano un po'. Penso di sì. Io comunque spero che tu non voglia leggere il giornale che Aurora ti ha appena distrutto. No, direi di no. Allora, accendiamo il fuoco, mettiamo la bistecchina. Abbiamo già il primo cliente in coda. Lei cosa vuole? Oh, faremo cheeseburger per lei, signorina. Nessun problema. Oh. Io normalmente la levo dopo la cartina. Davvero? Sì, io sì. Comunque dobbiamo cuocerla a fuoco basso. Perché ragazzi, avete notato una cosa bella del McDonald's? È l'hamburger. È proprio l'hamburger, la bistecca, che è davvero morbida. Cosa che a casa non succede mai. Ti sei già sedendo, signorina. Ma non è tuo. Guardala.
Poi aspetta, mentre io cucino gli hamburger a fuoco bassissimo in modo che si seccano il meno possibile, mi raccomando, devi dare un taglio netto al panino. A tutti e due, vero? A tutti e due. Ma veramente, veramente un taglio netto, eh? Bello pulito. Allora, ma non si gioca con questo. Guardate che piange. Wow, non ha pianto. Non è proprio netto, aspetta. Però va bene, dai. Anche se il pane sembra secco e nonostante l'abbiamo già preso, appena preso, scusate. Dai, anche col secondo, vediamo se viene più pulita. Amore, 2 minuti e pronta la pappa. Non è proprio tanto netto, però va bene lo stesso, dai. Lo ricomponiamo. Si vede che non facciamo panini tutti i giorni. Polpetta, siamo al 50% dell'opera. Sì, ma la piastra è rimasta. Amore, non puoi mangiare. Prendiamo la piastra che... Guarda, vieni qua con noi. Papà, fagli controllare un attimo. Fagli controllare. Uno. Guarda che finta che è. Dopo un secondo si smette di piangere. Dai, forza. Due. Allora, abbiamo l'hamburger, papà. Ora dobbiamo mettere... Io ho visto un film. Chi non ha mai visto il film del McDonald's, ragazzi? Allora, ci va. Uno. Ci va due. Nell'altra. Sì, loro usano il formaggio, però è uguale. Tenete conto che nel film hanno tipo il... che mette un goccio di ketchup, un goccio di maionese e un goccio di cipolla e il cetriolo. Noi il cetriolo non mettiamo perché non ci piace. Uno senza cipolla anche, grazie. Ma no, polpetta, non è il rock. No, poca poca. Non mi piace. Dai, polpetta, poca poca, posso? No. Dai, il mio McDonald's, non puoi farlo come vuoi. Aspetta, non ci può levare la cipolla. Allora, fanno... No, troppo. Va bene così. Facciamo anche questo. Uno è più basso. O l'hai tagliato male? Ah! E allora hanno un dispenser decisamente diverso. E un goccetto. Nonostante a noi la senape non piace. Poca. Sento puzza di bruciato, non so se è normale. La cipollina, che l'abbiamo cucinata in precedenza. Amore, stai aspettando. Ok, colpetta, te ne ho messa di meno a te, va bene? Guarda Aurora. Colpetta, non abbiamo condito la carne. Con cosa va condita? Col sale. Vabbè, non importa, niente sale. Fammi allora, chiudiamo il panino. Ma mettine prima uno. Chiudiamo il secondo panino. Mettiamo prima quello di colpetta. Chiudi. Chiudiamo. E ci cucina solo un altro. Andiamo alla piastra piccola. Primo panino. Hopla, lo appoggiamo qua e andiamo via col secondo. Sembra così tanto grande. Ma così solo? È cotto? Certo che è cotto, polpetta. Allora, precisiamo che al McDonald's hanno tutte i macchinari adatti per farli. Noi non abbiamo questi macchinari. Guarda che sta arrivando il capo. Ciao, capo. Auri, hanno fatto il primo panino. Non è il tuo, però. È lì. No, come è lì? Questo di papà. Guarda. Lei sta mangiando il pane con non condito. Ecco, questo qui. Allora, il formaggio si sta sciogliendo, quindi sembra... Scusa. Tutto il pane, dammi un pezzo. Ehi, dammi un pezzetto. Dammi un pezzo, dove ridi? Sai che ti aveva lasciato questo pezzo di formaggio nel divano? Sì. Aspetta, aspetta. Guarda, vuoi? No, grazie. Tieni. No, grazie. Mangia da te. No. Dammi il pezzo di panino. Smettila di litigare con lei. Allora, guardate come si fa. Allora, vieni qua, amore. Guarda, vieni qua. Devi dire, nonno, il panino è mio. Nonno. 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 Oh, dammi il panino. Devi dire, nonno. Nonno, dai, dillo, dillo. Se lo mangia, se lo mangia. Nonno, digli, è mio. Alla mamma lo dai. Numero 167. È mio. Siamo mio. Dannoli. Ci mettiamo per terra a mangiare come i barboni. Al McDonald's alla fine mangi fuori. Va bene. Allora, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Dobbiamo testare se serve quello del McDonald's. Saremo super sinceri. Intanto non scotta tanto. Il McDonald's scotta un po' meno. Il panino non è mai caldo al McDonald's. È scaldato. Proviamo? Insomma,
Allora, il formaggio sembra troppo, vero? Non lo so. La carne manca il sale, mannaggia. Sai che cos'è quella roba che sta da cetriolo di solito? Magari non c'è cetriolo, è la senape secondo me. Ah, guarda, anche lei sta mangiando, papà. No, secondo me sono bocciati. Non lo so, manca qualcosa. Meglio andare al McDonald's, ragazzi, no. Ah, un esperimento fallito. No, veramente, ma la carne però è morbidissima. Allora, non è cattivo, manca il sale. Si sente poco la cipolla, non, perché se voi ci fate caso, nei panetti con il cheeseburger del McDonald's, si sente un sacco la cipolla. Eppure ne abbiamo messa tanta, io sul mio ne ho messa tanta. E si sente poco il ketchup, proprio il mangiante. È canita. Vuole potete il mio panino. O forse è il tuo. Il mio c'è cipolla, ma non anche del mio. Mi fa schifo. Colpetta, sei so... Pure, stai pure bevendo. Guardate i capolavori di Aurora. Belli, sono sempre di più. Esperimento Polpetta non è fallito secondo me. Vanno solo regolati un po' meglio gli ingredienti messo il sale. Però è stato carina. Vi è piaciuto, ragazzi? Commentate qua sotto nei commenti, ma soprattutto siamo un McDonald's portatile. Iscrivetevi al canale per ordinare un Mac anche a casa vostra. Guida Polpetta Cotoletta, bravo, e Aurora, è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. I want you to be happier, because I'm happy. When I'm wiser and I'm older, 'cause you make me feel right. It goes on and on and on.